Per portare a termine un'operazione servono esperienza, studio, concentrazione e capacità, tanto per far decollare un aereo quanto per lanciare un'esca in acqua. Sono Roberto Ripamonti, di professione faccio il pilota, ma quando scendo dal mio aeromobile mi dedico alla mia più grande passione, la pesca. In questa serie andremo a farvi conoscere quelli che sono alcuni paradisi della pesca del nostro paese. E allora, benvenuti a bordo, allacciate le cinture, destinazione pesca. Cari amici, bentornati a Destinazione Pesca. Cosa chiedere di più se non una splendida giornata di sole, un mare che sta scadendo con tanta schiuma bianca, una splendida spiaggia, un grande compagno di pesca per una battuta di una tecnica amata da veramente decine di migliaia di appassionati, il surf casting cosiddetto pesca dalla spiaggia. Una giornata dedicata a un sistema di pesca che nei 9.000 km di coste è veramente amatissimo, seguitissimo e che ha portato l'Italia veramente ai vertici mondiali della specialità. Non perdiamo tempo perché il surf casting è una tecnica di pesca che richiede dinamismo, velocità e azione. Disciplina nata sulle coste dell'Oceano Atlantico, il surf casting è una tecnica di pesca sportiva che consiste nel lanciare dalla spiaggia le esche e i piombi fino a distanze considerevoli. Sfruttando le turbolenze e le correnti marine, l'obiettivo del surf casting è quello di riuscire a far abboccare animali di grossa taglia che in situazioni normali sarebbero difficili da prendere. La spiaggia che abbiamo scelto per destinazione pesca è la spiaggia di Castelfusano, una distesa di sabbia lunghissima che parte dalla città di Ostia e arriva fino a Torvaianica, molti chilometri di mare splendido, ricco di aspettative. Alle mie spalle le dune che proteggono questa spiaggia e che ci separano da quella che è la tenuta del Presidente della Repubblica, la tenuta di Castelfusano, un'area selvatica, una sorta di grande parco naturale, un polmone che produce ossigeno per tutta la zona di Roma e paraggi. Situato a sud di Ostia, il lido di Castelfusano è inserito nella riserva naturale statale del litorale romano, istituito dal Ministero dell'Ambiente nel 1996. La spiaggia è racchiusa tra il mare e la macchia mediterranea delle tenute di Capocotta e Castel Porziano e rappresenta una delle pochissime aree del litorale in cui la natura non ha lasciato il posto a palazzi e stabilimenti balneari. Celebre è infatti la sua pineta che protegge questi luoghi e l'ecosistema faunistico. L'arenile si presenta, come per le spiagge limitrofe, stretto e lungo e composto da sabbia fine di colorazione chiara con la presenza delle inconfondibili dune sabbiose. E adesso, parlando del territorio, dobbiamo parlare anche del nostro ospite, per cui andiamo a vedere di chi si tratta. Maestro del surf casting. Lo spauracchio delle orate romane. Alias Mister UFO. Daniele Berardi è un grande esperto del litorale romano, di cui conosce e pesca tutte le specie presenti. La tecnica che preferisce è il surf casting, grazie alla quale riesce a insidiare le sue prede preferite, le orate e i rombi. Per questo motivo è denominato Mister UFO. I pesci che riesce a pescare sono dei veri e propri dischi volanti. Cari amici, mai scelta fu più giusta. Voglio presentare Daniele Berardi, grazie di essere con noi. Grazie a voi. Grandissimo esperto, grandi esperienze, ma soprattutto un soprannome di Mister UFO. Ma perché Mister UFO? Mister UFO perché nel periodo invernale mi diletto nella pesca ai rombi. E i rombi appunto sembrano delle navicelle. Dischi volanti, diciamo. Esattamente. Ora noi non pescheremo dischi volanti. Per il momento no. Per il momento no. Cosa ci possiamo aspettare da questa spiaggia? Questo litorale è un litorale ricco di mormore e di orate. Quindi affronteremo la pescata con dei lanci lunghi, con dei long arm e proveremo a insediare questi pesci. E adesso Daniele, noi ci concentriamo sulle canne, in bocca al lupo. Siamo molto carichi. Siamo molto carichi, cominciamo a pescare perché questo non aspetta assolutamente, neanche i pesci aspettano. Quindi andiamo sulle canne. Destinazione pesca spesso è una sfida tra il sottoscritto e un grande ospite. In questo caso evitiamo di fare la sfida perché vogliamo
dare giustizia a surfcasting, che è una tecnica di pesca che non ammette agonismo, non ama molto l'agonismo, sebbene l'agonismo sia assolutamente praticato da tantissimi appassionati. Abbiamo deciso di rimanere compatti, quindi non scegliere i settori più importanti e dividerli, perché potremmo così spiegarci lungo tutta la spiaggia. Abbiamo deciso di rimanere vicini, pescare in team e darci una mano. Questo è uno spirito importantissimo che io ho imparato più di 30 anni fa pescando con un grande gruppo di surfisti sardi, il cosiddetto quater, di Sandro Meloni, uno dei miei grandi maestri. Il surfcasting ha specifiche tecniche molto differenti rispetto alle altre tecniche utilizzate nella pesca, sia per quanto riguarda le canne, sia per quanto riguarda le esche. E allora conosciamo da vicino l'arsenale da usare per questa tecnica. Attrezzatura per affrontare una spiaggia. Daniele, abbiamo fatto delle scelte abbastanza precise, vogliamo parlarne? Assolutamente sì. Pescheremo con una canna di 4,30 m con un range di 130 grammi, 140 grammi. Sarà montato con un solidale o con un mini trave, con una piombatura adeguata, diciamo sui 100-120 grammi, secondo le condizioni del mare. E cercheremo di spingerla il più lontano possibile. Io ho scelto il canne da 4,30 m, ma le possiamo usare da 4,60 m. Come hai detto te, 80-150 grammi, anche 200 se il mare è molto mosso. Mulinelli adeguati a ciò che stiamo facendo, quindi capacità di filo per lanciare lontano, capacità di recupero per portare a noi la preda più importante, soprattutto quando non stiamo pescando, recuperare con grande facilità questi piombi che possono diventare molto pesanti. Quello che va detto è che man mano che la marea, anzi il mare, si sta calmando, la macchia di acqua torbida si sta avvicinando e si sta ripulendo. Quindi un lancio a distanza è qualcosa che è tipico del surfcasting. Lancio lungo, ma non solo lancio lungo, perché va immaginato che nel sottoriva spesso si sono state effettuate le catture più belle, spigole anche 8-9 kg. Assolutamente sì, soprattutto con quest'acqua torbida. Con quest'acqua torbida, perché? Perché il predatore chiaramente sguazza nell'acqua torbida, riesce ad avere un effetto molto più efficace. Quindi l'attrezzatura è estremamente semplice, che ci permette di coprire distanze che vanno da 5 metri a 100, 120, 130 metri. Roberto e Daniele iniziano a scaldarsi con i primi lanci e così ha inizio la sessione di pesca di oggi. Cosa ci riserverà? Cioè, un esordio meglio di questo si poteva avere su questa spiaggia? Secondo me no, bellissima Mormora d'Italia. Bellissima, veramente. Bravo. Ottimo inizio, bravo. E allora amici, visto che la prima preda che è caduta sui miei inganni è una mormora, andiamo a vedere la scheda tecnica e conosciamo da vicino la mormora, così come quello che dovrebbe essere il nostro avversario agognato in questa puntata, l'orata. La mormora, pesce costiero molto presente nei nostri mari, ha grande importanza sia nella pesca sportiva sia nella pesca commerciale, dove viene insidiata con tramagli o altri attrezzi costieri. Ha abitudini gregarie e la si può incontrare in piccoli gruppi di individui che si tengono costantemente sott'occhio, non allontanandosi mai l'uno dall'altro se non di pochi centimetri. L'orata è uno dei pesci simbolo di tutta la fauna ittica mediterranea, inconfondibile per la sua forma ovale e per la sua colorazione azzurrognola sul dorso e i fianchi argentei. Si muove in solitaria o in piccoli branchi. Animale sospettoso e cauto nelle mangiate, è dotato di denti affilatissimi e mascella potente, e il suo recupero mette sempre a dura prova i pescatori che tentano di insidiarlo. Certo, non sempre sembra arrivano pesci di taglia importante, a volte arrivano dei cuccioli di mormora, però è un segno che la spiaggia ha veramente grandi risorse, una bella spiaggia, ha mangiato appena appena, adesso la slamo e la lascio andare. Questa è un'altra mormora, molto tipica delle nostre spiagge. Ecco un altro visitatore delle nostre spiagge, che è il sarago, tipico delle mareggiate e delle scadute. Purtroppo la taglia è quella che è, piccolina, e quindi lo rilascerò senza dubbio. Però potete immaginare i saraghi di taglia importante, 800-900 grammi, che ci sono, è possibile prenderli genericamente di notte, perché questa è una tecnica di pesca
che si svolge prevalentemente di notte. La stiamo effettuando in pieno giorno perché c'è questa condizione di acqua torbida. Adesso lo lascio andare, rilancio e vediamo che cosa riusciamo a prendere. Le orate tardano ad arrivare. Roberto sa però che questo è un mare ricco di pesce e che arriverà anche il suo momento. Intanto allora, meglio ingannare l'attesa conoscendo da vicino la spiaggia scelta dai due pescatori. Quando noi andiamo al mare notiamo in certe spiagge tirreniche che cominciamo a scendere, l'acqua diventa profonda, poi risale, piatta, bassa per un certo numero di metri, poi comincia progressivamente a riscendere. Ecco, quindi già questo primo canale, un punto di secca, diciamo così, un secondo canale. E questo è già un aspetto importante perché chiaramente i pesci si muovono in questo primo canale oppure nel secondo canale che dobbiamo raggiungere, quello più lontano, 80, 100, 120 metri. Ma questo è il primo aspetto. Ma poi la spiaggia è fatta di buche, risalite, e chiaramente i pesci sì, andranno a ricercare il loro cibo, il loro nutrimento nell'interno delle zone più profonde, dove la corrente va a scavare, solleva detriti e solleva quindi il loro alimento naturale. E la spiaggia va guardata per lungo, perché per lungo ci racconta esattamente quanto è grande e quanto è forte l'onda che arriva a frangere. Più l'onda è compatta, non ha franto, quindi non si è girata, più è potente, vuol dire che l'acqua è più fonda e va a impattare contro la spiaggia, creando esattamente questi gradini che vediamo. Qui vuol dire che è arrivata un'onda piena di energia, mentre laddove non ci sono questi gradini e il mare è spianato, la spiaggia, la sabbia è piatta, vuol dire che è arrivata un'onda ormai senza più energia perché molti metri prima ha franto, quindi ha fatto il cavallone, il ricciolo bianco, ha perso energia e l'acqua è andata semplicemente a scivolare. Quindi laddove troviamo dei muri sulla sabbia vuol dire che davanti a noi l'acqua è più profonda e questi sono i posti dove andremo a cercare il pesce, o nel primo canale oppure laddove ci sono questi cosiddetti canaloni che vanno verso il largo e l'acqua è più fonda. Bello, eh? Vai, vai, bel pesce. Orata, orata. Potrebbe essere un orato o un mormorone grosso. È arrivato. È arrivato un buon pesce. Poi chiaramente a queste distanze a volte è difficile giudicarlo. Però dà delle capocciate, o meglio, delle testate. Vieni, 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 maestro, vieni qua. Sostienimi moralmente in questa battaglia epica. Che però tira il pesce, eh? Si vede dalla canna, eh? Sì. Belle testate. Sì, 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 sì. Io credo sia un'orata. Dai, sì. Se è un'orata ti offro... Cosa gradisci? Un caffè, ma un bar un po' più lontano. Ok, va bene, te lo vado a prendere volentieri. Allora, è un bel pesce, senza dubbio, è quello che probabilmente cercavamo. Ora, il pesce man mano comincerà a difendersi sempre più perché man mano che gli manca l'acqua sotto le pinne. Non ho un finale molto grosso, ho il finale dello 0,20, quindi abbastanza ridotto. Per questa ragione ci vado piano, cerco di ammortizzare. Sono lontano dall'acqua perché fra un po' entrerà il filo di nylon, perché ho un leader in nylon di una ventina di metri, che mi servirà, essendo elastico, ad ammortizzare le fughe finali del pesce, perché quando mancherà l'acqua sotto le pinne, allora dovrò stare un pochino più attento. Tutto lì. Eccola. Adesso arriva la fase finale. Un'orata, devo sfruttare Robby. L'onda per trascinare il pesce verso di noi. E quindi non c'è fretta, non ne abbiamo avuto fino adesso. È un bel pesce. E adesso pian pianino sfrutto l'onda, lo porto verso di me. Un'orata. Aspetto. Mi dice che è un'orata, Daniele. Aspetto, l'onda lo spinge. È una bella orata, è buona orata. Lo tiro verso di me. Eccolo che sta uscendo dall'acqua. Eccola qua. Una splendida grandissimo orata. Yuhu! Grandissimo Roberto, complimenti. Merito tuo, amico mio. No, è merito tuo. Questo. Bellissima orata, che era quello che cercavamo. Ed eccole qua, le orate
del presidente, visto che la tenuta è qua dietro, con Daniele Berardi, abbiamo detto che era un esperto, una guida fantastica, i fatti dimostrano che avevo avuto ragione. Grazie, complimenti a te. E come sempre, l'attesa è stata ripagata. Roberto è riuscito a prendere la sua orata e sulle ali dell'entusiasmo la sessione di pesca continua. Gran corsa. Questo è un buon pesce. Potrebbe essere anche una lecciastella. È un pesce che si sposta lateralmente. È un pesce sicuramente interessante. Sto pescando in questo caso con la canna leggera. Abbiamo detto che nel surf si può andare canne che lanciano dagli 80 fino ai 200-250 grammi. In questo caso sto pescando leggero perché stavo pescando a distanza ravvicinata per cercare di prendere una serie di pesci interessanti. Il pesce qua sotto ho lanciato sui 40-50 metri, non di più. Ora si difende. Potrebbe essere una lecciastella, non sarebbe male come sorpresa. Ed è una lecciastella! Questa è un'altra preda di quelle bellissime di questo mare, agganciata al pelo, meraviglioso, meraviglioso, c'è poco da dire. Eccoci, siamo arrivati. Guarda come si è spostata laterale. Sì, ha fatto una fuga laterale. Scendo giù in spiaggia, scendo sì, giù su Bagnasciuga. Vai. Non è un pesce grandissimo, però perché perderlo? Ultima fuga. Guarda, un'orata. Un'orata? Yes. Le orate del presidente. Grazie, presidente. Eccola. E vai. E vai. Pescata stupenda. Guardate che pesce. Grande Daniele. Grande Roberto. Le orate del presidente. Guardate che pesci meravigliosi. Allora cari amici, siamo alla fine di questo appuntamento di Destinazione Pesca, un breve recap, siamo arrivati in questa spiaggia bellissima tra Torvaianica e Ostia, condizioni di mare perfette come avevi suggerito te, la spiaggia è stata generosa direi. Abbastanza sì. Abbiamo praticamente fatto il Grand Slam, dicevo che prima che se avessimo preso una spigola avremmo fatto veramente il Grand Slam della spiaggia. Di solito questa trasmissione, questa serie di appuntamenti sono delle sfide, ma abbiamo deciso di lasciar perdere la sfida, anche perché nei tuoi confronti l'avrei probabilmente persa. Abbiamo fatto un lavoro di team, abbiamo fatto un lavoro di squadra, che è la cosa più importante, più divertente. È stata una bellissima giornata di pesca, di questo sono veramente grato. Sono contento che mi hai invitato, sono felice. E hai dimostrato tutto il tuo valore con una serie di catture importanti, quindi... Evviva questo surfcasting, abbiamo cercato di farvi vedere uno spaccato della pesca che più amiamo, che è la pesca dalla spiaggia, che dà tante emozioni, non soltanto con la cattura del pesce, ma con tutto questo che ci circonda. Adesso sta iniziando a piovere, quindi forse è il momento di stringerti la mano, ringraziarti. Grazie a te Roberto. Grazie, sicuramente alla prossima occasione di pesca con questi famosi UFO. Dischi volanti. E un saluto a tutti quanti voi, ci vediamo al prossimo appuntamento di Destinazione Pesca. Ciao! Ciao! Cari amici, concludiamo sempre Destinazione Pesca con una massima pescata dal web. E la massima di questo appuntamento è: esistono dei momenti migliori, due momenti migliori per andare a pescare. Quando non piove e quando piove. Ora, siccome abbiamo preso i pesci e sta iniziando a piovere, andiamo a casa. Ciao e alla prossima!